Compensazione dell'esposizione. L'altro giorno un ragazzo su Instagram, Alex Perugini, mi ha chiesto di approfondire questo argomento ed è proprio quello che farò in questo video. Vi andrò a spiegare che cos'è e come funziona il tasto della compensazione dell'esposizione e che cos'è la compensazione dell'esposizione. Iniziamo subito. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a vedere la compensazione dell'esposizione. Che cos'è, quando si usa, come si usa e come funziona il tasto della compensazione dell'esposizione. Come prima cosa vediamo la spiegazione teorica di che cos'è la compensazione dell'esposizione. Compensare l'esposizione significa aumentare o diminuire la luce che la nostra fotocamera sta catturando, che poi andrà a influenzare l'esposizione della nostra foto. E agendo sulla compensazione dell'esposizione andiamo a modificare dei parametri consigliati dagli algoritmi dell'esposimetro. Questa funzione si può utilizzare nelle modalità semi-automatiche o semi-manuale, come priorità di tempi di scatto S o priorità di diaframmi A, e alcune fotocamere, non tutte, permettono di utilizzare la compensazione di esposizione anche in automatico e anche in manuale, ma solo se abbiamo gli ISO in automatico, altrimenti la fotocamera non può modificare nessun parametro perché è tutto in manuale. Quindi la compensazione dell'esposizione si può utilizzare soltanto in alcune situazioni e non in tutte. Utilizzando queste modalità che abbiamo appena elencato, la fotocamera legge l'immagine, legge quello che sta vedendo e interpreta la luce tramite degli algoritmi interni. Alcune fotocamere, anzi la maggior parte delle fotocamere, vanno proprio a scrollare all'interno di delle librerie che hanno all'interno delle immagini simili, le vanno a sovrapporre, vanno a prendere i parametri di quelle immagini precaricate dalla casa madre e le vanno a proprio stampare copia e incolla all'immagine che stanno vedendo, e per questo può sbagliare, perché comunque le librerie non sono infinite, sono enormi ma non sono infinite, non ci sono tutte le tipologie di cose che stiamo fotografando, che sia ambiente, paesaggio, persone eccetera, e quindi l'esposimetro ogni tanto può sbagliare. Inoltre una cosa che influisce tantissimo sull'esposimetro è il metodo che noi usiamo per leggere l'esposizione della scena, e principalmente ci sono tre metodi. C'è il metodo Matrix, che va a prendere tutta la scena, fa una media e ci dà l'esposizione. Il secondo metodo è pesata al centro, quindi la nostra fotocamera non valuterà tutta la scena, ma valuterà più o meno quello che c'è nel centro, farà una media di quell'esposizione e andrà a regolare i parametri di conseguenza, quindi anche l'esposimetro. E poi c'è la lettura a spot, quella a punto singolo, che prevalentemente è al centro, ma non una media centrale, proprio solo di quel punto. Quindi, ipoteticamente parlando, se noi stiamo fotografando il mare, diciamo, dove abbiamo il cielo, il mare e la sabbia, nel momento in cui noi puntiamo la fotocamera al cielo, andremo a prendere solo il punto, un punto singolo che c'è nel cielo e andremo a esporre per quel valore. Se puntiamo il mare, andremo a esporre per il mare. Se puntiamo la terra, ovviamente andremo a sottoesporre, diciamo, perché faremo leggere una cosa un po' più scura al nostro algoritmo. Ovviamente ognuna di queste tre modalità ha dei pro e dei contro, che non vedremo in questo video perché questo video è strettamente concentrato sul pulsante di compensazione dell'esposizione, ma in un video separato, un po' più avanti, ne andremo a parlare. Quindi iscriviti al canale per non perderti le prossime uscite. Ma vediamo quando serve compensare l'esposizione. Come vi ho detto, non tutte le scene che noi stiamo fotografando sono ben riconoscibili dalla fotocamera. Quindi può sbagliare, può darci un'esposizione sbagliata, magari sovraesporre le alte luci o magari sottoesporre le ombre. Insomma, decide un po' il software e noi da fotografi dobbiamo essere in grado di compensare questo errore. Quindi ci sono alcune situazioni in cui noi come fotografi dobbiamo capire che quello che stiamo fotografando va un po' a cozzare con gli algoritmi della nostra fotocamera. Alcune di queste situazioni che gli algoritmi non interpretano molto bene è per esempio quando abbiamo dei fortissimi contrasti. Magari abbiamo un cielo super luminoso e un primo piano controluce molto molto scuro.
In questo caso la fotocamera sbaglierebbe. Quindi se noi per esempio come fotografi vogliamo esporre correttamente quello che è in ombra, la fotocamera non lo sa, quindi andrà a fare una media o in base alla modalità di esposizione che noi abbiamo e andrà molto probabilmente a sbagliare, ma non perché lei, non perché la fotocamera, dico da lei come se fosse una persona, non perché la fotocamera sbaglia l'esposizione, ma perché la fotocamera non sa quello che noi vogliamo esporre correttamente. Magari noi vogliamo esporre correttamente il cielo, perché c'è, ipotizzo, un bel particolare, beh, un bel tramonto, insomma, non importa, e l'algoritmo però dice che non vuole l'ombra sottoesposta, quindi va a bilanciare e ci sovraespone il cielo. Un altro esempio è se abbiamo dei soggetti molto luminosi o molto scuri. Per esempio, se noi fotografiamo un gatto bianco al sole, sarà molto sovraesposto. Se noi fotografiamo un gatto nero al sole, essendo un soggetto scuro, la fotocamera non riesce a capire che quello è un soggetto e quindi noi lo vogliamo esposto correttamente. Quindi andrà a fare una media considerando sia nel primo esempio il gatto bianco, non sa che sia un gatto, un animale, e quindi lo andrà a introdurre nella media di tutta la foto. Quindi bianco più bianco, se abbiamo qualcosa di scuro, avremo un'immagine esposta magari correttamente. Se al posto del gatto bianco mettiamo un gatto scuro, la media tra zone luminose e zone scure, gatto compreso, sarà inferiore rispetto a quella di quando abbiamo tanto bianco e tanta luce, e quindi l'esposizione magari sarà un pelo troppo sovraesposta. Insomma, sono tutte situazioni un po' particolari, quindi se abbiamo soggetti molto chiari o soggetti molto scuri, proprio come colore, gli algoritmi potrebbero sbagliare e quindi noi dobbiamo compensare con la compensazione dell'esposizione. Un altro esempio più per la fotografia di paesaggio è se abbiamo un paesaggio innevato. Ovviamente, avendo neve bianca e cielo magari molto luminoso, andando a fotografare una scena simile, l'esposimetro non saprà bene cosa sta inquadrando perché vedrà un sacco di luce e quindi rischierà di sottoesporre l'immagine andando a sbagliare l'esposizione di quello scatto. E anche in questa situazione sarà il fotografo a dover compensare l'esposizione. Un'altra scena che potrebbe far sbagliare l'esposimetro è se abbiamo un background, diciamo, tutto scuro, come può essere di notte, come può essere una stanza scura, come può essere qualsiasi cosa di scuro, ma all'interno di questa zona scura abbiamo delle luci, proprio luci che emettono luce, molto bianche. In questa situazione l'esposimetro sbaglia, specialmente se stiamo utilizzando la modalità a spot, quella a punto singolo, per misurare l'esposizione, perché nel momento in cui noi stiamo inquadrando, ma anche di qualche millimetro, la parte scura, andremo a sovraesporre tantissime le luci avendo dei bianchi super bruciati. Se magari spostandoci anche proprio di qualche millimetro andiamo con il punto della rilevazione dell'esposizione sul bianco, andremo a sottoesporre tantissimo tutto e quindi perderemo i dettagli nella parte scura. Lo stesso discorso vale se abbiamo dei colori intervallati, magari abbiamo nero, rosso, bianco, blu, giallo, insomma dei colori intervallati. Nel momento in cui noi con il punto singolo ipoteticamente stiamo sulla parte bianca, andremo a sottoesporre tutta l'immagine. Se stiamo sulla parte scura, nera o blu scuro, ovviamente andremo a sovraesporre tutta l'immagine. E quindi sono situazioni molto particolari che vanno compensate manualmente. E beh, insomma, questi erano, diciamo, più o meno tutti gli esempi. Poi, una volta che avete capito questi esempi, potete rapportarli su qualsiasi tipo di fotografie che voi facciate. Ovviamente sapete che se c'è una parte molto luminosa e noi andiamo a inquadrare quella parte lì, rischiamo di sottoesporre tutto il resto e viceversa. Ma come si utilizza il tasto della compensazione dell'esposizione? È molto molto semplice. Semplicemente accendendo la nostra macchina fotografica in una delle modalità semiautomatiche, io adesso la metto in A, semplicemente si utilizza un pulsantino posizionato qua sopra. Le fotocamere ce l'hanno in posti diversi, però più o meno è sempre vicino al tasto di scatto o in questa zona qui, perché va premuto e va ruotata una ghiera. Il simbolo ve lo faccio vedere qui a monitor, è un quadrato diviso in due per la diagonale con una parte nera e una parte bianca, con un più e con un meno.
e appunto per utilizzarlo va premuto e mentre si preme va ruotata la ghiera. Se ne avete una è solo quella ovviamente, se ne avete più dovete provare in base alla vostra macchina fotografica. E così facendo vedrete la barretta dell'esposimetro che al posto di essere al centro incomincerà a spostarsi o verso il più 1 o verso il meno 1. Lì tocca a voi sapere se volete sottoesporre o sovraesporre leggermente quell'immagine. Io, conoscendo le mie fotocamere, preferisco sottoesporre leggermente l'immagine. Ovviamente dipende dalla situazione in cui siamo. Se siamo in un ambiente super luminoso, la macchina fotografica già di suo tenderà a sottoesporre l'immagine. E quindi, se noi vogliamo proprio essere sicuri di non avere bianchi bruciati, quindi alte luci troppo bianche, io tendo sempre a sottoesporre di uno stop, così da poter recuperare quelle alte luci che altrimenti andremo a perdere. Se invece sono in una situazione molto molto scura, tendo a sovraesporre magari di uno stop, perché la macchina fotografica cercherà di esporre correttamente quell'immagine a zero, ma rischio di avere magari dei neri bruciati, dei neri troppo neri per ottenere dei dettagli da quelle zone troppo scure. Quindi la sovraespongo leggermente per essere sicuro al 100% di ottenere i dettagli che ci sono in quelle zone molto scure. Poi ovviamente ragazzi dovete provare e sperimentare con la vostra macchina fotografica e con le situazioni diverse che avete. Come consiglio vi dico, utilizzate per esempio la macchina in A, quella a priorità di diaframmi, di apertura del diaframma, e fate uno scatto a 0, uno scatto a più 1 e uno scatto a meno 1 e poi proprio lì sul campo andate a vedere e li sfogliate sul display della fotocamera, così capirete subito se quell'immagine è meglio sottoesporla o sovraesporla in base appunto all'algoritmo della macchina fotografica. Dopo aver fatto questo una decina di volte capirete meglio come ragiona la vostra macchina fotografica e quindi sarete più esperti e più rapidi la prossima volta che dovete compensare l'esposizione. Il video di oggi termina qui. Se hai trovato qualcosa di utile e interessante lasciami un like e per qualsiasi dubbio, perplessità o domanda scrivimi qua nei commenti. Se ancora non lo sei iscriviti al canale e premi la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sul mondo della fotografia. E seguimi su Instagram, nicolas.toninelli. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!